Stiamo parlando del nuovo paradigma, stiamo parlando della trasformazione non vista, della rivoluzione in corso che è oscurata da questo lungo, lunghissima notte dell'emergenza. Stiamo parlando di un movimento incessante, incessabile, di trasformazione che ci sta portando verso un nuovo mondo. Quindi stiamo parlando, se volete, di speranza. Uno dei termini che voglio aggiungere a quelli che già vi ho dato nei tempi scorsi è olarchico. Il termine olarchico per molti di voi risulterà magari sia ostico che nuovo. Eppure il passaggio dalla gerarchia all'olarchia è un salto epocale. Parlavamo la volta scorsa di lineare e circolare. Il passaggio dalla gerarchia all'olarchia ci descrive un mondo non solo interconnesso, non solo che comprende la dimensione del campo, quindi della spiritualità, non solo che comprende quella parte, quella totalità che è più della somma delle parti, ma anche comprende una dinamica evolutiva, evolutiva del pensiero, evolutiva della coscienza, evolutiva delle emozioni, evolutiva dell'intelligenza, che compie un salto. E quindi è in grado di riconoscere non solo che ciò che manifestamente è più, diciamo così, complesso e avanzato, ha potere su ciò che è meno avanzato e complesso, ha maggiore autorità, ha maggior padronanza, ha maggior sviluppo, ma ci dice anche di considerare che nella parte c'è il tutto, così come nel tutto c'è la parte. Ci dice anche di considerare che nel seme c'è l'albero, così come l'albero produce i semi. E non ci sembra una differenza da poco. Riportatelo alla situazione attuale. Vorrebbe dire considerare che in ogni piccola componente di questo sfaccettato panorama culturale c'è un seme di verità. C'è un seme di creatività, c'è un seme di trasformazione che andrebbe ascoltato. Non c'è solo quella parte magari infantile, dogmatica, reattiva, che appare più disarmonico, maldestra. Ma c'è un seme che vuole diventare pianta. C'è una via da percorrere, c'è una linea di sviluppo che è diversa magari da quella che noi consideriamo, ma che va riconosciuta. Se io ragiono in termini olarchici, mi comporto come se chiunque mi stesse parlando, come se qualsiasi livello della molteplicità che io incontro contenesse in sé una potenzialità creativa che lo porta a diventare se stesso, a esprimere le proprie qualità nel modo migliore. Qualità è un termine che il concetto olarchico introduce. In ogni aspetto della vita c'è una qualità. E allora è ovvio che questa qualità può non svilupparsi, il seme può congelarsi, può avvenire una mutazione, o una, no, un trauma che porta verso la disarmonia, che porta verso la devianza, che porta verso il blocco, è evidente. Ma io, se io vedo il seme olarchico, la potenzialità all'interno di ogni linea evolutiva, mio compito sarà quello di allearmi per fare sì che questa linea evolutiva si sviluppi. Questo vuol dire che io quando ascolto
la persona che si comporta in modo diverso o che ragiona in modo diverso, anziché contrastarlo e contrappormi, anziché mettermi in una posizione di colui che ha ragione o sta meglio o ha in una posizione di superiorità. Cercherò di vedere e di favorire in lui lo sviluppo delle sue qualità, la sua crescita. E questo è semplicemente intelligenza, è semplicemente intelligenza sociale, intelligenza spirituale, intelligenza in grado di cogliere la complessità e la sinergia di ogni elemento, in grado di cogliere che l'evoluzione è sempre l'individuo col suo ambiente. Quindi non si può evolvere da soli in un'ottica piramidale, ma io evolvo con te. Aspetta gli ultimi, aspetta i diversi, aspetta i contrari e evolvi insieme. Fai ciò che è necessario per ascoltare, riconoscere e favorire lo sviluppo delle qualità di chi ti sembra essere in una posizione diversa dalla tua e accetta che le sue qualità e la sua via evolutiva può essere completamente diversa dalla tua.